need is a friend. Ciao a tutti, oggi con l'aiuto di Bruno e Soda di Pet Pro impareremo come uscire di casa adottando quei giusti accorgimenti che permetteranno al vostro amico a quattro zampe di rimanere tranquillo e rilassato anche in vostra assenza. Il cane, come tutti gli animali sociali, è un animale che gradisce la nostra compagnia e ovviamente non ama rimanere da solo. La vita di tutti i giorni ci porta a dover creare un distacco. Di conseguenza è utile abituare il nostro amico peloso al distacco. Per fare questo dobbiamo armarci di pazienza e costruire la cosa in maniera graduale. Come prima cosa possiamo insegnare al cane a rimanere da solo anche quando noi siamo presenti in casa. Come facciamo? Ci dividiamo da lui semplicemente chiudendo il cane in un'altra stanza. All'inizio per pochissimi secondi, se il cane è tranquillo, non abbaia, non gratta la porta, possiamo tranquillamente riaprire la porta e farlo tornare da noi. Se al contrario si agita, piagnucola o abbaia, aspettiamo il momento in cui smette di fare questi comportamenti sgraditi e poi apriamo la porta quando si calma. Questo deve essere costruito in maniera graduale, giorno dopo giorno, aumentando sempre di più il tempo del distacco. Una volta che siamo riusciti a far stare tranquillo il cane da solo anche quando siamo noi in casa, passiamo all'uscita vera e propria. Possiamo comunque attuare o avvalerci di diversi oggetti e giochi interattivi per far sì che il cane non senta la nostra mancanza e soprattutto non si annoi. Per evitare, soprattutto nei cuccioli che sentano la nostra mancanza, può anche essere utile la Dactyl, che è un diffusore di feromoni che aiutano la calma del cane. Un oggetto invece molto utile, soprattutto per quando il cane rimane da solo, è il Kong. È un gioco interattivo, come vedete bucato alle due estremità, nel quale si può inserire del cibo. Il Kong permette di distrarsi al cane con diversi effetti. Uno, va a lavorare sulla masticazione, oggetto ovviamente indistruttibile di gomma vulcanizzata. Il cane, per far sì che escano tutti i premietti che noi inseriremo dentro, deve masticarlo, stringerlo, insomma deve attivarsi mentalmente e utilizzare la bocca. L'utilizzo della bocca e l'attivazione mentale fanno sì che il cane si stanchi, butti fuori le proprie energie in eccesso ovviamente, di conseguenza rimarrà tranquillo da solo. Dopodiché mangerà anche il cibo che noi abbiamo inserito e avrà la pancia piena. Una volta svuotato il Kong, il cane sarà tranquillo e appagato. Il Kong si può riempire in differenti maniere. Le prime volte deve essere riempito molto semplicemente. Due o tre crocchette messe dentro e lo diamo al cane, perché il cane deve capire che il Kong è un oggetto divertente. Man mano che il cane impara a svuotarlo, possiamo complicare la farcitura del Kong. In questo caso possiamo mettere la pasta Kong, che è una pasta fatta apposta per cani, oppure possiamo trovare diverse strategie di riempimento con cibo morbido. Il Kong va dato almeno 10 minuti prima della nostra dipartita da casa, in quanto se noi lo diamo quando siamo sulla porta, il cane associerà l'oggetto al fatto che noi ce ne andiamo e di conseguenza la sua ansia partirà prima e non guarderà il Kong fino a quando noi torniamo. Tieni, Soda. Nel momento che il cane è attivato sull'oggetto, io posso tranquillamente prendere le mie cose e uscire di casa. Con un po' di pazienza, compressione e questi piccoli accorgimenti potrete uscire tranquillamente di casa e darete dell'attività al vostro cane in modo tale che possa aspettarvi tranquillamente sul vostro divano o sulla sua cuccia. All you need is a friend. Someone to lean on. All you need is a friend. Someone who takes care.